Dopo l'incontro con le attiviste iraniane di novembre abbiamo promosso un'iniziativa di adozione di tutti i condannati a morte da parte del regime degli Ayatollah. Riteniamo che il Parlamento debba fare tutto quello che è nel nostro potere per cercare di fermare queste condanne a morte. È per questo che sosteniamo una campagna diffusa tra tutti i partiti in cui ciascun parlamentare si assume la responsabilità di essere la voce, il volto di chi in Iran dissente e rischia la morte. Si tratta di non spegnere i riflettori su quello che sta accadendo in Iran, sulla violenta repressione di un movimento di liberazione animato dalle donne, dai giovani, dal popolo iraniano che chiede libertà, diritti per tutti e tutte. E si tratta di farlo con tutti gli strumenti disponibili, si tratta di farlo intervenendo quotidianamente, tenendo alta la pressione sul regime iraniano, sulle sue istituzioni, sulle sue ambasciate e anche cercando, attraverso il ruolo di ciascuno e di ciascuna di noi, dei parlamentari della Repubblica, di prendere in carico la sorte di ciascuna delle vittime di questa repressione attraverso questo strumento, di tutelare il più possibile, per quello che è possibile, la loro sicurezza, il loro diritto a un giusto processo, la loro voglia di libertà. Io ho adottato, sponsorizzato un ragazzo di 27 anni che è detenuto nel carcere di Tabriz, si chiama Tahid Darvishi, è un tassista appunto di 27 anni, sposato con due bambine, condannato a morte, appunto senza nessun processo legale, tra l'altro si teme che sia stato torturato fisicamente, psicologicamente. Naturalmente speriamo che questo nostro interesse rispetto a singoli prigionieri possa sospendere quelle esecuzioni e magari anche produrre il rilascio dalla prigionia. Sì, quello che sta avvenendo in Iran è veramente sconvolgente. Giovani che partecipano a delle manifestazioni che vengono fermati, arrestati, portati in cella senza un capo di accusa, non sanno neanche perché stanno lì, non avendo fatto nulla di male. Quindi in qualità di parlamentari io penso che noi abbiamo una responsabilità aggiuntiva e dunque quando è uscito il progetto per dare un patrocinio politico, cioè fare un'adozione simbolica di un prigioniero o una prigioniera politica, io ho voluto subito aderire e ho adottato due persone, una ragazza Armita di 21 anni e un ragazzo Amir di 34 anni. Lei è stata arrestata, portata in carcere, violentata e malmenata in modo terribile. E lui lo hanno torturato, non ha potuto neanche avere un suo avvocato, e gli hanno estorto una ammissione di colpevolezza di un qualche crimine che lui non ha commesso. Ci siamo assunti il patrocinio politico di diversi ragazzi arrestati, detenuti nelle prigioni in Iran e condannati a morte per aver sfidato il regime, per aver espresso la loro libertà. Per questo noi continueremo a chiedere all'ambasciata iraniana qui il loro stato di salute, le loro condizioni, se sono difesi da dei legali. Oggi purtroppo la parola Iran è sempre più sinonimo di orrore e questo perché ragazzi e ragazze che scendono e manifestano in maniera pacifica il loro dissenso dal regime e manifestano per la loro libertà, per poter condurre una vita in libertà, vengono ingiustamente detenuti e condannati a morte. Per questo mi sono fatta portavoce di un caso singolo, ognuno di noi porta la sua voce, la sua attenzione sui singoli casi. Berad Ali Kenari, 28 anni, condannato per guerra contro Dio, arrestato il 5 novembre 2022 per aver partecipato alle proteste. Questi sono ragazzi e ragazzi normalissimi che però scendono in piazza consapevoli del rischio che corrono e per questo devono essere veramente guardati da noi come eroi. Combattono per i loro diritti, per la loro libertà che forse noi troppo spesso diamo per scontati.